sai, 100 e più strade avrai che puoi percorrere, ma se hai già dato il tuo cuore e quella giusta sarà. E quella giusta sarà. E quella giusta sarà. Di aver partecipato come sempre numeroso. Ma vi è piaciuta la commedia? Non si sente più forte. Mi è piaciuta, voglio farvi conoscere uno degli autori, nonché regista di questa bella commedia. Signori, Claudio Natilli, eccolo qua, schiattante come sempre. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Lo so, forse questa commedia avremmo dovuto farla ancora altre settimane, perché veramente sono bravi e ti dà gusto a vederli recitare. Adesso una confessione, io l'ho scritta insieme a un altro autore, però ogni volta mi viene da ridere, io vedo questi qui che sono proprio... Un applauso, secondo me. Grazie. Noi di questa stiamo preparando... Inizieranno le prove tra poco di Meopatacca va in convento. Non so chi ha visto gli altri Meopatacca. Prima abbiamo fatto il carnevale di Meopatacca, poi il matrimonio di Meopatacca, e come si fa in televisione oggi, prima stagione, seconda serie, abbiamo fatto il terzo, lo daremo a fine marzo e primi di aprile. Quindi vi aspettiamo tutti, veramente vi aspettiamo. Grazie, grazie. Va bene.
bene, adesso tutti dicono che non si usa più, però a sto punto, visto che è l'ultima sera, voglio presentarvi gli attori, va bene? Allora, Ivan Nicai, Marcello Galletti, Eleonora Bellini, la nostra coreografa, attrice cantante, bravissima, Roppa Pezzano, una delle colonne, ecco qua, Bruno De Stefani. Riprendiamo da lui. Infantino Gianluca. Francesco Vesta, la nostra Alessandra Frillo, e qui c'è Monia Bucchi. Allora, devo dire due parole solo su Monia Bucchi e questa signorina qui. Io ce l'ho da me da quando erano piccoline, proprio andavo alla scuola di danza, sempre bravi, sono cresciuto, sono brave davvero, guarda. Poi Annalisa Marcone, bravissima. E poi c'è il professore. Allora, ci vuoi dire qualcosa? Colleghi, ecco qua, qui abbiamo il nostro Livio Maurizio Melaragni, e poi che dire qui, che dire di Tommaso Zevola, gioia, una vera soddisfazione averlo qui, e lui ha accettato di fare questa parte perché ho scritto per il Puff 18 anni e lui ha iniziato con me, quindi è stato 18 anni, no, già era attore, però 18 anni nel Puff insieme a me, io l'ho voluto richiamare, ecco, fortissimo, fortissimo. Già me l'ha detto, grazie mille dei complimenti e degli applausi, però io volevo sottolineare ancora quello che ha detto Claudio Natili, e cioè riguardo al Meo Patacca, mi raccomando, è un trittico, due già l'hanno fatti, adesso c'è il terzo, dopo state tranquilli, non c'è più niente, non ci sarà più niente, però insomma approfittate perché lo so, ho letto già un po' la trama, la situazione, la sceneggiatura, è veramente bello andare. Merita di essere visto. Io però non ci sarò in questo spettacolo, vi do sta notizia, perché io ho finito oggi, in settimana inizio al Puff, il teatro di cabaret di Lando Fiorini, con uno spettacolo per i 50 anni del teatro, insieme a me, Monica Cetti, Camillo Toscano e tanti altri bravi attori, però un altro genere e un altro, quindi tra un Meo Patacca e l'altro, se c'è, fate due. Allora, noi in proposito poi organizzeremo una serata, ve lo faremo sapere, andiamo tutti al Puff, tutti insieme con gli attori, insieme, noi saremo clienti come voi e andremo a trovare Tommaso, va bene? Adesso buonasera, parlate di questo spettacolo, purtroppo è finito, ma chissà se poi si rivederà qualche volta, grazie. Fabio Forzato, e io mi scordo, Fabio Forzato, Luci, il Pescetto Sergio, e la mia aiuto regista, non andate via perché io faccio le mente, mi scordo di tutto, Maria, eccola, via, Maria, veramente eccezionale. Bravo Maria. Buonasera a tutti e tanti auguri di buon Natale, siamo vicini insomma a voi. Grazie. Sì, è una patacca, diciamo.